ma guardate che grande soddisfazione. Che grande soddisfazione. Venite insieme, scusatemi. Massimo, Fulvio, Pino, vieni qui. Voi siete tutti insieme qui a festeggiare il termine della fiera. Beh, sarebbe quasi frivolo andarvi a dire che cosa avete presentato in fiera, perché è palese, c'è stata la vostra campagna pubblicitaria, la vostra nuova campagna pubblicitaria, con uno stand spettacolare che è stato al centro dell'attenzione. Io potrei dire, sbilanciandomi, che è stato certamente tra i più belli, per non dire tra i più, il più bello e il più frequentato della fiera. Quanta soddisfazione c'è. Anzitutto Pino Renda, che si è occupato di questa sezione, quella della comunicazione, quanta soddisfazione c'è in te per tutto quello che sei riuscito a fare e per i risultati ottenuti? È stato un lavoro molto duro, veramente ci sono stati dei momenti di stress fortissimo, però io ritengo di aver fatto un discreto lavoro, non bellissimo, perché avrei voluto qualcosa di diverso, ma mi complimento con loro, perché io sono stato il realizzatore, ma fondamentalmente sono loro che l'hanno portato avanti. Io ho soltanto messo il mio nella creatività, nelle idee, ma non sono stato io il solo. E penso che questa fiera sia stata un passo importante per l'aromatica e per la DDS, in quanto con la campagna pubblicitaria che sta andando in onda oggi su tutte le reti nazionali siamo diventati di una visibilità così forte che non possiamo più permetterci di sbagliare. Grazie Pino. Massimo, questa campagna pubblicitaria è certamente un investimento importantissimo per l'azienda. Avete cambiato diciamo il soggetto, oggi c'è un attore che in persona, un re, all'aspetto, ecco, somiglia molto a un Robert De Niro piuttosto giovane, e si rivolge a una regina della casa, ovviamente, che ricorda molto in qualche modo Nicole Kidman. Quanto ha inciso tutto questo nella scelta dei personaggi? La scelta è stata fatta alla luce di un casting molto prolungato, molto sofferto. Trovare i volti giusti per una campagna pubblicitaria non è mai semplice. O ti rivolgi a un testimone di una certa importanza, oppure un po' devi costruire intorno alle persone che utilizzi. Devo dire che un po' siamo stati pionieri nel fare pubblicità venendo da un settore particolare come quello del vending. L'intento nostro non è solo far crescere il nostro marchio, ma fare, diciamo, di riflesso un po' la pubblicità anche al lavoro fatto da ogni nostro cliente, perché possa in ogni bando di gara, in ogni installazione, vantarsi di far parte della nostra famiglia. Noi ce la mettiamo tutta con la qualità, con la comunicazione, con il coinvolgimento anche tecnicamente di ogni nostro cliente. Vogliamo che lui tragga dei vantaggi da tutto quanto questo. E devo dire che questa edizione del Venditalia un po' ci ha riconfermato di essere sulla strada giusta. Rimane che resteremo comunque con i piedi a terra, con l'umiltà e con il modo di agire diretto che abbiamo sempre avuto con ogni nostro cliente. L'importante, l'ho appena detto a tutta la forza vendita, che non ci lasciamo coinvolgere la fase di entusiasmi, l'importante è fare in modo tale che la crescita dei numeri che ci sta accompagnando felicemente da tantissimo tempo non si ripercuota negativamente né sulla qualità dei nostri prodotti né sulla qualità del servizio offerto di assistenza ad ogni nostro cliente quotidianamente. Grazie. Grazie a te Massimo. E infine Fulvio Di Santo, vieni qui Fulvio. Vieni qui, così abbiamo alle nostre spalle, alle vostre spalle, lo spot sul megaschermo che è qui sul palco, dove c'è anche ecco, ci sono alcune immagini del making of e quindi del dietro le quinte di come è stato realizzato questo spot. Fulvio, a te, a Massimo, a Pino, grandissimi complimenti. Credo dobbiate essere certamente orgogliosi per ciò che sta accadendo nel mondo del vending intorno a voi, perché grazie anche a questa fiera avete avuto la conferma che
DDS da una parte, Caffè Borbone dall'altra, seppur camminando su binari separati, proseguono un percorso tutto in crescita, tutto in salita. Questi due stand lo hanno dimostrato, le tante visite degli operatori del settore lo hanno dimostrato ancora una volta. A te i complimenti per lo stand insieme a Pino, bellissimo. A te i complimenti per la conferma della macchina pagoda gigante che avete presentato poi già ad Ost, ma in questo caso in forma rinnovata con una piazzetta intorno. Quanta soddisfazione c'è in te, Fulvio? Allora, di soddisfazione ce n'è davvero tantissima, però hai usato un termine di salita. Io ritengo che a oggi tutta questa conferma, tutto questo successo sicuramente porta a un progetto ancora più in salita, perché ritengo che più piani metti nel palazzo e più tante volte puoi essere preso da delle defiance commerciali, eccetera. Non dobbiamo assolutamente mollare, ma la prima cosa dobbiamo cercare sempre di essere propositivi sul mercato, come stiamo facendo, senza mai perdere di vista quella che è la qualità dei prodotti che noi oggi presentiamo. È inutile dire che le due aziende viaggiano, stanno facendo un percorso assieme e sempre di più c'è questa simbiosi, questa stretta collaborazione che non è soltanto di ragione sociale, di personaggi che rappresentano l'azienda a livello societario, ma è proprio di complicità anche da parte dei nostri partner, dei nostri clienti, che trovano in modo distinto tra la DDS e Caffè Borbone un binomio giusto per poter, se vogliamo, mi permetto, anche affrontare questa brutta crisi che oggi attanaglia un po' il mercato italiano e ancor più il mercato del vending. Perciò io credo che e spero che fra due anni, nell'occasione del prossimo vending, riusciremo sicuramente a, non dico a consacrarci ancora di più, ma avere sempre più conferme da parte dei nostri clienti che ci stimano per la qualità dei prodotti che presentiamo. Questo io credo che sia il migliore augurio che io possa fare a me stesso e a tutto lo staff, sia produttivo che commerciale, che siamo riusciti a mettere su. Io credo francamente che sentendo i pareri delle persone che hanno visitato il vostro stand, la conferma sia già arrivata, Fulvio. Vabbè, non sta a me a dirla, indubbiamente in quattro giorni senti pure dei giudizi fuori dal corridoio quando si fa un po' di relax fuori dallo stand, però non voglio dirlo io sicuramente, ma la percezione che c'è è che abbiamo dato un po' più di visibilità e di conferma in quei mercati nordici dove ci conoscono, però probabilmente non eravamo così, non era ben chiaro il concetto di un'azienda o di due aziende così dinamiche sul mercato. Spero che questo sia arrivato, era il nostro concetto. Ci tengo a dire una cosa, che anche la tipologia degli stand ha un messaggio, ha un significato. Non abbiamo voluto fare barriere nel modo più assoluto, abbiamo fatto due stand aperti che, se vogliamo, andassero a riprodurre un discorso di piazzetta, perché a braccia aperte accogliamo in primis tutti i nostri clienti storici, ai quali va un grazie che da 11-12 anni ci hanno portato a fare questo. E poi abbracciamo chiunque voglia far parte di questa carrozzone, ma senza barriere, senza uffici privé, senza niente, alla luce del sole, perché noi siamo un'azienda che cerca di fare passo per passo con la collaborazione di tutti. Grazie anche a voi comunque che riuscite a dare un po' visibilità a queste manifestazioni. Beh, posso dirti che ieri, parlando di mercati nordici, ho incontrato qui al vostro stand il presidente dell'associazione britannica del vending, che ho salutato e che ho intervistato mentre beveva un vostro caffè, gradendolo. Questa è la controprova che naturalmente c'è qualità, caro Fulvio, c'è sicuramente una gran qualità percepita e credo stiate andando nella direzione giusta. Faccio un appunto, tornando al discorso inglese, noi a oggi siamo riusciti a tessere una copertura commerciale un po' su tutta l'Italia,
Fino a fine 2012 il progetto è proprio quello di far partire bene tutte le entità commerciali d'Italia. Dall'inizio del 2013 incominceremo a toccare in modo significativo mercati esteri e anche presidiando delle fiere di settore, cosa che fino ad oggi non abbiamo mai voluto fare, perché abbiamo sempre pensato di poter dire la nostra e di doverlo fare con serietà e con presenza e con abnegazione, in primis la nostra bella Italia. Perciò dico, è arrivato il punto di cominciare pian piano a tessere qualche rapporto anche oltre frontiera, e questo è il progetto del 2013. Buona fortuna. Grazie, e grazie a tutti quanti voi. Grazie Fulvio, grazie Massimo, bravi, bravi entrambi, bravo anche Pino che nel frattempo si è dileguato. E io chiudo a questo punto questa edizione di Venditalia 2012. Chiudiamo con le interviste per vendintv.it, che hanno superato il numero di 200 unità in questi 4 giorni. Abbiamo fatto molti, molti, molti chilometri, abbiamo incontrato tantissimi amici. Gli ultimi sono forse quelli che sono stati più in vista durante questo evento, durante questi 4 giorni. Do a voi appuntamento al prossimo evento. Noi saremo prossimamente a Parigi, al Vending Paris, tra il 24 e il 26 ottobre, e chissà che magari proprio lì non riusciamo a incontrarci e presentare in lingua francese, un po' difficile, ma per il popolo francese certamente sì, i vostri prodotti. Grazie Fulvio. Grazie a voi. Grazie Massimo. Grazie e ancora complimenti. Fabio Russo per vendintv.it da Venditalia 2012 Milano. Per il momento è proprio tutto.